eccetera eccetera. Buongiorno ragazzi, buona domenica. Vi sparo questo videozzo molto rilassato, domenica mattina, pre-pranzo, quindi probabilmente oggi pre-tagliatelle fatte in casa col sugo di funghi, direi. E torniamo a parlare di Bud e Terence, mitici Bud Spencer e Terence Hill, mitica musica dei loro film, visto che vi interessa questo argomento. Ed è un argomento che ci consente di praticare il fingerstyle all'americana, stile chitarristico che si presta molto bene su questo genere di musica. Ho fatto Trinità da poco, no? Diverto, io sono a questa roba qua, e quindi ho raggiunto la possibilità nella vita di suonare quello che mi piace, e di conseguenza se uno suona quello che gli piace, poi piace anche agli altri, perché contagi con la tua passione gli altri. Mentre Trinità faceva un arrangiamento col brushing technique country, qui su di un bug invece, altrimenti ci arrabbiamo, ho deciso di fare un fingerstyle vero e proprio, quindi un basso alternato. Vedete, si presta perfettamente allo scopo. Io ve lo spiego, ve lo regalo questo arrangiamento, ve lo spiego tutto nota per nota. Se capite di non avere la tecnica necessaria e le capacità necessarie per effettuare questo basso alternato, vi ricordo, qualora lo vogliate, che ci sono due pacchetti di lezioni, Fingerstyle 1 e Fingerstyle 2, entrambi dedicati proprio al fingerstyle all'americano, quindi questa tecnica del pollice alternato che vi consente di suonare appunto per esempio questo arrangiamento. Fingerstyle 1 acquisiremo proprio l'indipendenza del pollice, oltre a imparare a leggere un po' la musica, capire un po' i valori delle note, e arriveremo a suonare un traditional, un Texas blues e svariati pattern di accompagnamento. Invece in Fingerstyle 2 approfondiremo le legature all'interno del fingerstyle, i double stop e di nuovo dei riff da applicarsi in varie tonalità. Quindi se non avete le basi, prezzo da case popolari, 20 euro ogni pacchetto, Fingerstyle 1 e Fingerstyle 2. Mi scrivete una mail su chitarradisagio@gmail.com. Se invece avete già le capacità, vi spiego questo arrangiamento, così ve lo suonate e vi divertite pure voi. Il nostro pezzo in Mi maggiore, che è anche la tonalità originale, poi modula, dopodiché va a Fa diesis maggiore, ma noi vediamo soltanto il tema Mi maggiore. Poi potete anche trasportarvelo, cioè... diventare trasportate tutto di un tono verso l'alto e avete anche la parte modulata. Il primo elemento da vedere è il tema, che è questo. Io ho deciso di armonizzarlo con delle note doppie, con dei double stop con intervallo di terza.
già che finirà la scheda perché sto già andando lungo. Quindi il primo tema, l'incipit, il temino, lo facciamo in questo modo. Mi sol diesis, terza corda, seconda corda sul nono tasto. Re diesis, fa diesis, quindi terza e seconda, ottavo e settimo tasto. E poi do diesis e mi, terza e seconda sempre su sesto e quinto. Quindi. Ok? Questa è una scala di mi per terza. Quindi. Dopodiché ci portiamo sul nostro si maggiore, accordo di dominante. Fare questa cosa qui. Il nostro basso sarà sempre alternato. Si maggiore lo facciamo in questo modo: barre 7, medio su re diesis, terza corda, ottavo tasto, e mettiamo l'anulare su quarta corda, nono tasto. Qui dobbiamo iniziare ad alternare i bassi che saranno sesta e quarta. Quindi la chiusura della frase la facciamo così. Ci portiamo sulla posizione, facciamo sesta, terza insieme e quarta, seconda. Vedete che abbiamo già il nostro basso alternato, che ripete di nuovo sesta, quarta, poi sesta, seconda e quarta. Quindi fin qui. Poi sesta, terza, quarta, sesta e la quarta la facciamo diventare settimo tasto sotto il barré. Quindi tutta la parte in si. Scusate. Vediamo ancora un basso sulla sesta. Attenzione. Le basi, cosa significa? Se avete le basi a fare questa cosa qua, ci mettete 10 minuti, cioè chi ha studiato fingerstyle 1 e fingerstyle 2 non ha problemi. Se non avete le basi, ci state 2 settimane solo per iniziare a capire il basso alternato. Dopodiché andiamo avanti e faremo di nuovo una scala per terze con la risposta che sarà questa. Quindi avremo sempre su terza seconda, re diesis, fa diesis, ottavo settimo, scendo, do diesis mi, sesto quinto, poi si re diesis sul quarto, la do diesis sul secondo e di nuovo si re diesis sul quarto. Quindi qui volendo potete fare anche un glissato, eh? Dopodiché andiamo sull'accordo di mi maggiore. Dove andremo a fare di nuovo il nostro basso alternato, che questa volta sarà sull'accordo di mi maggiore. Sesta, quarta, è il basso alternato. E andremo a metterci sopra la melodia. Quindi seconda, sesta, seconda insieme. Come chiusura, la sesta, seconda è la chiusura della frase. Poi quarta, sesta prima, quarta, sesta seconda, quarta e terza con il La, col mignolo qui sul secondo tasto di terza corda, poi sesta e quarta, terza, liberando il Sol diesis, quindi tolgo il mignolo. Quindi tutta la parte in Mi maggiore col basso finger. E poi si ripete e andiamo di nuovo da capo. Quindi la rifacciamo lentamente. La seconda volta
Facciamo, sì, quindi siamo arrivati a Mi, Si, La, Mi, Sol diesis insieme, come prima. Poi diamo un basso, sesta corda, e poi facciamo questa scala. Mi, Fa diesis, Sol diesis, quarta corda secondo, quarta corda quarto, terza corda prima. Io prima forse ho fatto Mi, Fa diesis, Mi. Qui ho scritto Mi Fa diesis, Sol diesis, fate quello che volete, comunque. Perché mi sono preso un appunto, sarà per spiegarlo, ci stiamo 3 ore se non ce l'ho scritta. Perché un conto è suonarlo, un conto è poi a scomporlo. Andiamo sull'accordo di La maggiore, il nostro basso alternato è quinta quarta, quindi dopo la scala La maggiore, quinta quarta al basso alternato e faremo quindi. Quinta seconda, quarta, quinta terza, quarta, quinta, quarta, quinta, quarta. Quindi le due battute di La maggiore. Come potete notare, applico anche un palm muting in alcuni punti, eh? Altra cosa che spiego in finger 1. Dopodiché andiamo a questo accordo di La diesis, settima diminuita, che sarà La diesis, quinta corda primo, Mi, quarta secondo, Sol naturale, terza vuoto, Do diesis, seconda corda, secondo. Su questo La diesis settima diminuita, alterneremo sempre il pollice su quinta quarta e andremo a mettere le seguenti note di melodia. Quindi quinta quarta, quarta terza, quinta seconda, quarta prima. Sostanzialmente c'è un basso alternato e la melodia sopra. Poi ripetiamo quinta vuoto, quarta seconda, quinta prima, quarta seconda. Quindi la parte della diesis settima diminuita. Ok? Ripetiamo un attimo dalla scala a La maggiore e la diesis settima diminuita. Quindi. Maggiore, basso alternato sempre sesta quarta, facciamo sesta prima, quarta seconda e quindi sesta prima, quarta seconda, sesta quarta, sesta quarta, sesta quarta, sono due battute. Dopodiché andremo a Do diesis minore, il nostro basso alternato è quinta quarta e faremo quinta seconda, quarta terza, quinta terza ma liberando il Si sotto l'indice e poi quarta terza rimettendo il mignolo, quindi ok? Poi quinta quarta da sole, poi facciamo quinta terza di nuovo, quarta seconda ma liberando il Re diesis sotto l'indice sulla seconda corda. Quindi le due battute in Do diesis minore. Scusate. Poi andremo a Fa diesis settima. Che lo facciamo? Fa diesis, La diesis, Do diesis, quarta, terza, seconda e prima a vuoto. Qui facciamo una strammata di pollice o di indice. Poi facciamo questa melodia, Re diesis, Do diesis, Re diesis, Mi, Re diesis, Do diesis. Quindi. E poi due volte la triade di Fa diesis settima. Un po' staccata, eh? Poi facciamo lo stesso giochino sulla maggiore, quindi La maggiore. Re,
diesis, do diesis, re diesis, mi, re diesis, do, e due volte la triade di la. Poi do diesis e andiamo a mi. Sesta, seconda insieme, quarta prima, e riprendiamo col basso alternato. Quindi rifacciamo un attimo dal do diesis minore. Da qui riprendete. Qui faccio mi fa diesis sol oppure mi fa diesis mi. Do diesis minore. Portata a velocità. Ok, volendo potete trasportare tutto, se vi sbattete un attimo ce la fate, anche un tono sopra, come si fa nella canzone. Quindi ragazzi, tecnica fingerstyle americana perfetta per questo pezzo, veramente perfetta. Tra l'altro ci casca bene anche qui questo punto qua, dove questo basso, melodia si va ad accavallare sul basso, lì raggiungiamo la perfezione di intenti. Bellissimo suonare questa musica, divertentissimo. Finger 1 e finger 2, se volete imparare bene le basi di questo modo di suonare all'americana. Perché questo è un tipo di chitarra prettamente americano. Mentre invece quello di Trinità di nuovo americano anche questo, nuovo stile americano, però qui facciamo stare la melodia dentro al brushing, al Carter Lick, fatto con le dita. È un pochino più complesso questo da suonare, può darsi che in fingerstyle 3, il pacchetto di lezioni successivo, sempre dedicato alla chitarra americana, probabilmente parlerò di questa tecnica. Si fa stare sia fondamentalmente, abbiamo basso, chitarra, volendo la batteria e in più la melodia. Che padroneggiate queste tecniche, ci mettete poi poco a fare gli arrangiamenti. Questo qui di Trinità ci ho messo poco, è venuto da solo, che sembra proprio costruito apposta, fatto apposta per suonarlo in questo modo, con la tonalità giusta, tra l'altro originale, che è il mi maggiore, che sulla chitarra è perfetto. Va bene ragazzi, buona domenica, buone tagliatelle a tutti,
Spero solo non siate all'outlet. L'unica speranza di bene per voi che ho. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.